utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Leo, dove è appena terminata la gara tra l'Olimpica e la Libertas Altamura, vinta dagli ospiti 7-6-7-5. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, è arrivata una sconfitta che brucia, ecco appunto quanto brucia perdere così, sbagliare quel tiro libero che poteva portare la gara all'overtime. Intanto devo fare i complimenti all'Altamura, che veramente stasera si è presentata in maniera perfetta, ma hanno giocato benissimo, hanno sbagliato pochissimo. Noi potevamo pareggiarla, insomma, avevamo il punto, il cane del tiro libero a un secondo dalla fine, Spada ha messo il primo, ha sbagliato il secondo, ma la partita non l'abbiamo persa lì, la partita l'abbiamo persa nei tantissimi palloni sbagliati da sotto, nei tanti tiri liberi sbagliati. Come dire, abbiamo dato confidenza all'Altamura, l'Altamura c'è stata e ci è stata sempre attaccata addosso, insomma, è stata sempre lì in partita e non ha mollato mai. Alla fine, quando la partita è punto su punto, può capitare di tutto, è andata così. Però, insomma, la stagione, come dire, ci ha già premiati abbondantemente. Non siamo ancora matematicamente fuori dalla possibilità di agguantare il primo posto. Sono due partite che perdiamo di pochissimo, insomma. Chiaro che forse le motivazioni un poco vengono meno quando si raggiunge l'obiettivo, però insomma è stata una bella partita, il pubblico si è divertito. Certo, vincere fa piacere, ma insomma non è una sconfitta che ci lascerà il segno più di tanto, insomma. Sì, appunto l'ha già ricordato lì, dopo la promozione ottenuta sono arrivate due sconfitte, quella di oggi e quella di Castellaneta. Stanno mancando un po' le motivazioni o qualcos'altro? No, vabbè, lo sport è così, insomma, lo sport vive anche e soprattutto di motivazione. L'obiettivo stagionale era quello di entrare quanto prima possibile tra le prime nove. Siamo stati la prima squadra a farlo e è chiaro che adesso si gioca per l'onore, insomma, si gioca per raggiungere il primo posto. Siamo ancora nella possibilità di farlo, ci mancano tre partite. Diversamente, insomma, l'annata la ricorderemo come l'annata della promozione in C nazionale, quindi va bene così. Prima della gara di oggi eravate la miglior difesa della Lega, del torneo, forse oggi è mancata un po' la difesa, soprattutto nei rimbalzi. Sì, i primi due quarti è finito 43-43, abbiamo segnato tanto ma abbiamo subito tanto. Però ripeto, Castellaneta credo che ha avuto delle percentuali altissime, Altamura ha avuto delle percentuali altissime, con un paio di giocatori veramente in spolvero, quindi sono stati bravi. Certo, noi sotto le plance abbiamo un po' peccato oggi, a dire la verità. L'ultima azione loro, hanno sbagliato i due tiri liberi decisivi, non abbiamo preso il rimbalzo, gli abbiamo dato un'altra opportunità. Però diciamo così, nel complesso la partita probabilmente l'abbiamo persa nelle tante palle sbagliate da sotto, i tanti tiri liberi sbagliati. Però Altamura si sapeva che era una squadra competitiva con due stranieri di valore, è stata sempre in partita, noi lo siamo stati anche. Ripeto, quando è punto a punto poi si decide, sono gli episodi che decidono, poteva andare bene a noi, poteva andare bene a loro, ma loro tutto sommato credo che abbiano meritato la vittoria. Considerando gli scontri diretti contro Foggia e Manfredonia, quanto complica questa sconfitta la corsa al primato? Ripeto, dai calcoli che ci siamo fatti, anche se, come dire, non è un obiettivo primario, però siamo lì. Probabilmente se dovessimo riuscire a vincere tutte e tre le partite, cioè Fasano, Manfredonia in casa e Foggia lì, ovviamente sono tutte partite con un'altissima percentuale di difficoltà. Ora vedremo, insomma, se la testa dei ragazzi funziona e trovano le motivazioni giuste potremo ancora farcela. Diversamente, insomma, faremo tre partite degne della prossima C nazionale, perché sono tutte squadre che ritroveremo l'anno prossimo nella C unica, diciamo l'anno prossimo. Per chiudere, la prossima incontrerete Fasano in trasferta, su cosa dovrà lavorare Coach Russo per riportare la squadra alla vittoria? Intanto c'è la Santa Pasqua e ci prendiamo tutti qualche giorno di riposo. Fasano credo che abbia bisogno di due punti come il pane, perché loro non sono ancora, in pericolo play-out, quindi per loro sarà la partita della vita. Noi andiamo a Fasano con una squadra competitiva e vediamo che cosa riusciamo a innescare nella testa dei ragazzi, insomma, vediamo di trovare le ultime motivazioni prima della fine della stagione, che comunque è stata, ancorché ricca di soddisfazioni, molto 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 faticosa. Ok, grazie Presidente, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo con il coach della Libertas Altamura, Giovanni Laterza. Coach, è arrivata una vittoria importantissima, avete espresso una bella pallacanestro, una vittoria comunque sofferta, potevate finire all'overtime. Sì, sì, alla fine è stata molto sofferta, vincere di un punto in queste situazioni, vuol dire, si sa, ci poteva stare anche l'overtime. Comunque
abbiamo giocato molto bene oggi, concentrati su ogni pallone, probabilmente loro erano anche un po' demotivati visto il traguardo raggiunto l'altra settimana. Dopo la bella vittoria casalinga contro l'Adria Bari, oggi un altro exploit dell'Altamura in casa della prima in classifica, cosa l'aspettava? Sì, ho dei giocatori capaci di fare queste prestazioni, il problema nostro è che abbiamo difficoltà in settimana ad allenarci per i vari impegni dei giocatori. Comunque è stata una bella partita, molto corretta, complimenti al Cerignola. È stata anche bella ad ambo i lati perché non ci sono stati mai grossi vantaggi, voglio dire, punto a punto, bella partita. Oggi Domenico Barozzi è stato fondamentale con i suoi punti, i suoi centimetri sotto canestro in attacco e in difesa. Sì, Domenico sappiamo quello che può dare, ripeto, il problema di Domenico che ormai ha fatto una scelta un po' diversa, lui si allena solamente una volta a settimana, ovviamente ne va delle sue prestazioni, però oggi era molto concentrato anche perché voglio dire, dopo la partita in casa la debacle che abbiamo subito, che meritatamente hanno vinto, come vedo, devo complimentarmi con loro perché come ben sapete in casa ci sono state espulsioni, oggi molto corretti, complimenti a tutti. 28 punti, la promozione, siete ancora in corsa appunto per la promozione, quanto ci crede? Sì, è molto importante, vincere oggi è stato fondamentale per noi perché penso che nelle ultime tre partite basterà forse una sola vittoria, però era fondamentale vincere oggi, abbiamo vinto con merito e siamo lì, penso che un'altra vittoria ci porterà in Serie C. Vittoria e promozione a questo punto che potrebbe arrivare domenica in casa contro Vieste. Sì, sarà anche là una bella partita per il roster che il Vieste ha tra le sue fila, penso che sarà una bella partita perché abbiamo entrambi delle squadre che possono esprimere un buon basket. Grazie coach, complimenti. Grazie a voi.